Ciao a tutti, mi chiamo Dario e ho 25 anni. Vivo in un piccolo paesino di cui preferisco non fare il nome. La mia storia? Rabbrividisco solamente a ripensarci. Qualche anno fa scoprì la passione per la fotografia, così decisi di aprire un blog sul quale postare tutti i miei lavori. Lavoravo tutti i giorni della settimana, in un piccolo bar, poco distante da casa mia, e durante il tempo libero mi dedicavo completamente a fotografare ogni cosa che ispirasse la mia creatività. Il blog non aveva molti seguaci, ma i pochi sembravano apprezzare l'impegno e la dedizione che ci dedicavo. Alcuni mi consigliarono di fare dei servizi fotografici a pagamento, ma non presi mai in considerazione questo genere di consigli, poiché ho sempre creduto che lavorare in base alle esigenze altrui fosse un freno per la libertà di espressione. Però, dopo un po', pensandoci meglio, decisi di provarci. In fondo, un'entrata in più mi avrebbe fatto comodo. Decisi di candidarmi a diversi annunci che trovai su diversi portali di lavoro. Sotto ogni annuncio c'erano tanti candidati, forse troppi, e le chance di essere contattato si riducevano drasticamente. Ma un giorno, con mio grande stupore, ricevetti una telefonata da un numero che non conoscevo e risposi all'istante. Pronto? Salve Dario, ti contatto in merito alla candidatura. Ho dato un'occhiata al tuo sito. Complimenti, sei davvero molto bravo. Oh, la ringrazio. Mi chiamo Angelo e sarei felice di poterti incontrare per discutere del tuo lavoro. Così mi feci dare l'indirizzo e stabilimmo la data dell'incontro. Subito dopo lo salutai, ringraziandolo per la bellissima opportunità di lavoro offertami. Trascorse poco meno di una settimana e il fatidico giorno arrivò. Pioveva. Il cielo era interamente sormontato da nuvoloni grigi e tetri e faceva tanto freddo. Mi vestii adeguatamente, presi le chiavi della macchina e mi incamminai verso la meta. In prossimità del suo indirizzo notai che quella strada era praticamente disabitata. Non esistevano altre case o negozi, né tantomeno automobili in sosta. Solo palazzi antichi e sbiaditi dal tempo. L'appartamento era al numero 7. Non faticai molto per trovarlo. Suonai al citofono che riportava la dicitura studio fotografico. Ma nonostante non rispose nessuno, il portone si aprì ugualmente. Entrai, salì al primo piano, percorrendo delle scale e trovai la porta aperta. Permesso? Dissi. Avanti, entra pure. Ma dell'uomo, nemmeno l'ombra. In quel momento mi cimentai in una sorta di caccia all'uomo per capire in quale diamine di stanza si trovasse. E finalmente, dopo qualche minuto, giunto in prossimità di una stanza la cui porta era aperta, trovai Angelo seduto dietro una scrivania e circondato da una serie di quadri davvero inquietanti. Alcuni riguardavano enormi occhi, invece altri erano di scene inquietanti, mostri, decapitazioni e molto altro. Mi sedetti sulla sedia davanti a lui e in quel momento mi accorsi che sulla scrivania c'erano diversi articoli di cronaca nera, tutti riguardanti omicidi o casi di stupro. La situazione diventò molto inquietante. Mi chiedevo chi fosse questo strano tizio e l'euforia che provavo fino a pochi minuti prima fu rimpiazzata da una serie di sensazioni negative. 1, 2, 3, 4. Mantieni la calma.
Mantieni la calma, mantieni la calma. Uno, due, tre. La situazione era agghiacciante. Nonostante tutto, mi sforzai per non esternare il mio malessere. Nel frattempo, Angelo mi mostrava diversi scatti fotografici sul suo PC. Parlava di progetti e future collaborazioni, ma ciononostante, la mia mente non riusciva a scacciare i pensieri negativi. Cercai di concentrarmi quando all'improvviso udii una flebile voce pronunciare il suo nome. Ci scambiammo una rapida occhiata. Lui si alzò. È proprio in quell'istante che con ribrezzo notai una lunga cicatrice profonda sotto il suo mento. Alla vista mi si raggelò il sangue. Non appena aprì la porta per entrare nell'altra stanza, ne approfittai per scappare da quel posto. Mentre mi apprestavo a raggiungere l'uscita, le mie orecchie captarono una serie di lamenti e strani rumori provenire da quella stanza. Sarà una TV o una radio, pensai tra me e me. Angelo uscì e mi chiamò a gran voce, ma ciononostante scappai via senza pensarci una seconda volta. Salì in auto e tornai a casa. Per i giorni successivi l'accaduto non feci altro che pensare a questa assurda vicenda. Qualcosa mi diceva che andar via da quel posto fosse stata una delle scelte più sagge che abbia mai fatto in vita mia. Provai a fare qualche ricerca su internet, ma di quel posto non trovai nessuna informazione. È una storia che può essere interpretata e capita in diversi modi. Sarà stata una mia paranoia. Sarà stato che in quel posto c'era davvero qualcosa che non andava. Fatto sta che la situazione era davvero inquietante.